merita questa torre, l'essere visitata in ogni sua parte. Io mi sono girato, ho visto la torre che oscillava così, ho detto Madonna, casa mia. Il comune ha pensato a delle opere di miglioramento sismico. Parte così la prima fase di diagnostica. Io credo che da qui si possa immaginare anche il futuro della nostra città, è un punto di osservazione diverso. Perché una delle caratteristiche della Torre della Gabbia è che la base non si vede. Guardare dal basso verso l'alto all'interno della torre dà l'idea dell'altezza. In questo caso andiamo soltanto a colmare le mancanze. È una torre che è anche la casa di alcuni ospiti. Questa vicenda di cui parleremo dei gheppi della Torre della Gabbia. Nel 1576 le note d'archivio ci dicono che Marchino Ziganti viene tenuto per 3 mesi all'interno della torre. Alla fine sta venendo fuori un bel progetto, in Italia nessuno ha qualcosa del genere. Se c'è una gabbia non c'è libertà, ma in realtà chi sale sulla torre vive una grande libertà.